Buongiorno a tutti ragazzi, sono Karen e iniziamo questa giornata con un macello nel fuoco, perché carne al fuoco lo dicono tutti e quindi io mi devo differenziare. Easy peasy lemon squeezy. Allora, tralasciando, vabbè, stavo dormendo, quindi gli errori sostanziali usciranno, errori pesanti usciranno da questo video, ma non è importante. Andiamo a vedere le cose importanti, quindi le cose importanti non mi interessano. I giocatori usciti oggi che fanno cagare a spruzzo, che si sapeva che avrebbero fatto cagare a spruzzo appena fatto la singola, cioè la multi da 30, quella gratuita, 2 SSR, Kazuo Tachibana, scuole medie, e Tsubarka, che già ho, 2 SSR, dalla Free, e nessuno di tutti e due ho retap. Va bene, tralasciando questo, che non importa, perché dovrebbe mai essere importante? Se riesco ve lo metto da qualche parte. C'è tantissima roba, veramente, tralasciando il Dreamable, il regalo, bla bla, logicamente per far consumare le Dreamable prima del Super Dream Festival hanno messo dentro di tutto e di più. Qualcosa è skippabile, qualcosa no. C'è un Misugi a pagamento che... Dio, potessi schierarlo, capitano, però non lo posso schierare, nessun modo, in nessuna maniera, però potessi farlo, capitano, cioè proprio capitano subito. Ok, ora andiamo avanti con il perché questo video, perché stamattina mi sono svegliato con la voglia di fare una player review, che non è proprio nelle mie corde vocali, però ok, andiamo. Allora, banner estrazione, Brasile, quella che dovrebbe essere Brasile, quella che doveva essere... mettiamola così, quella che doveva essere una rerun di quella già fatta, in realtà non è una rerun, ma è un banner un po' più nuovo, perché nel mezzo qui, oltre Pepe e Leo, ci troviamo praticamente Roberto Ongo, che era nel banner del 3%, e Alberto. Ci troviamo invece nel banner che è uscito oggi, Naturezza e Radunga. Disaltato, non si capisce perché, quindi disaltato, di totalmente scomparso nell'oblio, di totalmente saltato c'è Rivaul rosso con la divisa del Brasile, è scomparso dai pool, cioè non è uscito né nel banner di oggi né in questo banner che deve uscire, quindi Rivaul is missing, è sparito un attimo. Rivaul, where you are? Il problema non è tanto Rivaul where you are, nel senso che come se fosse una carta essenziale, però magari era una carta che a qualcuno poteva servire, che a qualcuno poteva fare comodo. Pim, 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 pim. Però ok, va bene, non ha panico, un giorno capiremo anche questo. Vabbè, banner in cui tutti puleranno per via di Roberto Ongo, ma non mi interessa di Ongo. Ongo già l'abbiamo da quasi 6 mesi, già lo conoscete, già sapete quello che fa. Parlando di Pepe e Leo, Pepe e Leo sono le controversioni, le face version, le mirror version di quello che sono stati Chester e Margus, quindi sono proprio mirror uguale, con la differenza che Leo e Pepe ce l'hanno come passiva la combinazione, quindi c'è una combinazione che devi avere per forza l'altro nel campo, mentre Chester e Margus avevano il bond, quindi in una maniera o nell'altra sei comunque costretto, paradossalmente, in una maniera o nell'altra sei paradossalmente costretto a dover per forza di cose averli tutti e due. Quindi sono due personaggi che sono molto simili ai due tedeschi, solo che sono fatti in salsa brasilera. Poco cambia, il discorso è uguale, veramente cambia pochissimo, si sono sprecati proprio poco nel pensare la carta, però ok. Allora, diciamo così, Pepe gli serve il colpo di testa a palla bassa, perché ha solo il colpo di testa a palla alta. Onestamente, come sempre, li fanno Ultroppi. Di Ultroppi c'è che, dopo andiamo a vedere Leo, ma già lui, se riceve un passaggio da Leo, prende 10%. Tutto dire, proprio tutto dire. Non vi faccio il conto delle statistiche a netto, perché è inutile. Poi, considerando che Leo nella stessa squadra parametri più 15%, ok, il bond è facilmente schierabile, più o meno tutti abbiamo tre brasiliani, quindi è facilmente schierabile, quasi quasi metto Pepe e tolgo Santana. Roberto Ongo, parametri più 3%, quindi ok, recupero, stordimento, cioè questo Cristiano sta sempre in mezzo, quindi sto Cristiano praticamente te lo metti come punta, iniziamo a fare come Leo Rosso del 2000, sempre 2020,
no, del 2019, perché uscì nel 2019, quel pepe rosso che stava là, che rompeva le palle, stessa cosa, con la differenza che questo c'ha anche la riduzione dell'80%, quindi è perennemente sempre giocabile, perennemente sempre in campo, perennemente sempre palla passabile, perennemente una rottura di Valles che, uppa, bellissima carta. Un attimo è uscita in un periodo in cui, non so se onestamente, un periodo un po' bruttarello. Leo, stessa cosa, quindi combinazione con Pepe 20%, Pepe era 15, lui è... Pepe era 15, sì, Pepe mi sa... no, Pepe era... sì, Pepe era 15, ok, la memoria è buona ancora. Pepe era 15, qua è 20. Il passaggio è nuovo, mai visto, passaggio con rotazione di Santana. Mai visto Santana che fa un passaggio con rotazione, però ok, me lo inserisci tu, tutto a posto. Quindi passaggio nuovo, come del resto Pepe alla skill nuova, è carina come cosa che c'è il passaggio nuovo. Dribbling sudamericano, per cui io ci ho buttato le Dream Ball per comprarlo nello shop, fisso me, povero me, però ok, non fa niente. Dribbling, ok. Che cosa c'ha di bello questo Leo? Cosa ha di bello questo Leo? Questo Leo ha di bello che quando fa un passaggio a un attaccante i parametri si aumentano del 5%. Un pochino come Michael, praticamente ti fa il regalo dell'angelo. Nel momento in cui lui passa la palla, tu, uoppa, diventi angelicamente più forte. Quindi è il passaggio brasiliano dell'angelo. Il bond è facilmente inseribile se ci sono tre o più giocatori non giapponesi di tipo tecnico 2.5. Bond abbastanza buono, incoraggiamento se vinci un contrasto, potenza dei giocatori brasiliani se vinci un contrasto, giocatori brasiliani della sua squadra, potenza delle tecniche speciali più 2% all'utilizzo della seguente tecnica speciale. Quindi diciamo che è proprio scritto a pennello Leo Pepe, anche se comunque potrebbe essere anche Leo Santana, considerando che sopra gli si può mettere anche l'1-2, quindi Leo può camminare, può farsi tutto il campo anche con l'1-2 con Santana, la webcam sta dando un attimo sbembe, può fare 1-2 anche con Santana e quindi farsi tutto il campo, la webcam ha detto no, forse sono io che non ci vedo più, può farsi tutto il campo anche con l'1-2 di Santana. Diciamo che sto Leo è una bella bottarella nei coglioni, però deve avere per forza Pepe schierato. Se non avesse avuto la passiva con Pepe, questo Leo era un must pull, must play dappertutto, cioè veramente era una cosa incredibile. C'ha purtroppo la combinazione con Pepe, che quindi devi schierare per forza Pepe. Nel caso in cui non avessi avuto la combinazione con Pepe, era il must pull più grande che si potesse mai fare sulla faccia della terra. Purtroppo qua viene veramente da dire, prendi Pepe, togli Brian, metti Leo, vabbè, diciamo che vengono brutti pensieri per la testa, che sono pensieri che non devo pensare. Pongo già lo conosciamo, Alberto già lo conosciamo. Diciamo che il banner è allettante per chi non ha Ungo, è allettante anche per me, per i due piccoli cessolini, ma a ridosso di un Super Dream Festival non so veramente se andare, anche perché poi servono tutti e due, quindi sei costretto a schierarne due, non è che sei costretto a schierarne uno, sei costretto a schierarne due, quindi devi entrare consapevole del fatto che ti devono uscire tutti e due, non è che ti esce uno e stai ok. Deve uscire sia uno che l'altro, quindi per i possessori di Ungo questo banner è anche un po' skippabile, per i non possessori di Ungo questo banner non è skippabile, perché devi entrare e devi cercare di prendere Ungo, poi tutto quello che ti esce dietro è tutta roba guadagnata, o almeno io così la penso. Tra la bellezza delle notifiche, perché non è finita, tra la bellezza delle notifiche c'è anche un banner che stranamente mi ha fatto piacere. Normalmente non sono mai fan di Turbantello e Vulcan, ma questo giro sarà la posa fiera, sarà l'artwork fiero che gli hanno fatto, ma stavolta non mi piacciono, non ho nulla da dire, però è una cosa di artwork. Allora, la passiva è un po' stramba, onesto, la passiva è un pochino stramba per essere un difensore, però va bene, cioè, nel senso, c'è da vedere se questa passiva, perché non ne sono sicuro, non vorrei vongolare, se questa passiva la mantiene anche una volta che magari prende palla e lui spazza via la palla, se una volta che prendo palla e la passo via questa passiva mi rimane sopra, onestamente non l'ho mai provato, quindi sarebbe una cosa da vedere per capire effettivamente la potenza della carta. Nasce già con le due skill
diciamo essenziali di livello S, cioè di grado S, quindi ottimo nel suo completo. Se ci sono 5 più giocatori di tipo agilità, parametri 2.5. Questo è un po' un problema, perché 5 giocatori, diciamo, ti porta solo a inserirlo in un contesto in cui lui è la minoranza verde, quindi base blu che si fonde con base con personaggi verdi. Quindi è un po' gnò, altrimenti base blu che c'ha semplicemente turbantello, cioè non per forza significa che deve essere una base blu che si deve fondere per forza con i verdi, però a rigor di logica, per come sono bondati, dovrebbe essere una blu che si fonde con una verde. Ahimè, il legame è un po' bruttarello, però il personaggio secondo me sarà rotto, quindi è giusto mettere dei limiti, è giusto mettere dei paletti. Logicamente, come tutte le sue versioni, ti sigilla tutto. Stavolta ti sigilla anche i tiri a palla alta, palla bassa, probabilità 70%, ma comunque parliamo di una cosa assurda. Cioè, io l'avevo già detto che tra poco i tiri, soprattutto a palla alta, sarebbero stati eliminati dal gioco, e abbiamo iniziato ad avere carte come Blueno, carte come Gonzales, ora abbiamo addirittura il blocco completo, quindi è finita, cioè totalmente i giochi aerei sono finiti. Tutte le tecniche speciali potenza più 10%, cioè è un animale, per me è un animale, per me è un cavallo. Cioè se potessi fare un cambio, ma probabilmente lo pullerò proprio in circostanza di un probabile cambio a una blu principale, potessi fare un cambio, lo schiererei subito. Cioè sto coso secondo me sarà la rottamma. Sarà, non è detto che sia così. Ricordiamoci che è un Golden 23, quindi va ancora di più a bondare con tutto il resto della storia. Quindi è un Golden 23, va a bondare ancora di più con i danesi, per chi c'è i danesi, eccetera eccetera, anche se per me i danesi vanno, tra poco andranno fuori meta, va comunque a bondare con loro. Brutta, brutta cosa, brutti danesi, cattivi danesi, brutti danesi. Ok, Vulcan, super riserva, questo non lo so se Lucky Lab quando ha detto uscirà un killer di Genzo intendeva questo, ma se è questo è un cazzo di troll, però è bellissimo, un cazzo di troll bellissimo, cioè se quando dicevano uscirà un killer di Genzo intendevano questo e non il Super Dream Festival, ve lo giuro vado in Giappone per fargli i complimenti, ma per la trollata, cioè è bellissimo, cioè se... Ora lo capite perché. Allora, parametri più 50%, ok, nuova naturezza, hello, buongiorno. Gol di testa, va bene, le altre skill non mi ricordo precisamente dove è reperibile, mi sembra che è reperibile dal DC, quell'altra skill, non vorrei dire una stupidaggine, non mi ricordo in maniera perfetta. I tiri, vabbè, sono reperibili, ma comunque mi sembra che la maggior parte dei tiri buoni siano reperibili dal DC, non vorrei dire una stronzata. Se ci sono 3 o più giocatori di tipo agilità, parametri 2.5, quindi già il bond è più semplice. Questo bond è molto più semplice paragonato a quello di prima. Lui sia attaccante che difensore, logicamente difensore e gnigni, attaccante ha un perché. Nasce pure con il blocco, quindi... Allora, la parte bella sono le latenze. Killer di stamina, consumo della stamina dei giocatori di tipo giapponese, cioè di tipo, vabbè, giapponesi, quando avviene il contrasto del 20%. 20% ai giapponesi. Se non è giapponese non gli fa niente, ma se è giapponese se lo mangia. Cioè, ok. Killer di Wakabayashi, contro Wakabayashi, parametri più 10%. Non vorrei bestemmiare, ma qua c'è da vedere, cioè, cosa riesce a fare questo Vulcan sia nell'aria che fuori aria. Fuori aria dubito che gli vada a segnare, ma sembra una bella botta nel culo. Attaccanti, attacco più 3%, cioè sono tutte carte che hanno delle piccole mancanze, ma sembrano freaking OP, cioè sono delle cose proprio freaking OP. Cioè io un giro su questo banner ce lo faccio, onestamente mi sembrano giocatori che... Cazzo, devo soltanto guardare un attimo, devo andare a controllare con calma le skill di Vulcan, perché se le skill di Vulcan non mi sono reperibili e non ho guardato bene lo shop, è inutile prendermi un Vulcan che mi rimane a terra. È inutile, un pochino come il discorso di Alberto per me qualche settimana fa, non avendo un account ultra datato, non avendo le tecniche, non ha senso andare a prendere una carta che poi non può essere giocata.
Quindi per ora abbiamo detto chiaramente che cioè i brasiliani sono le controversioni dei tedeschi, perché così è, mentre Corbantello e Vulcan sono delle belle novità, almeno a me sono piaciuti veramente tanto. Allora, il pay di Natale mi ha stupito anche perché me l'aspettavo, che il pay di Natale era Misugge ed era anche un attaccante, quindi Misugge attaccante è una cosa per me stupenda. Purtroppo non lo posso giocare, ma Misugge attaccante è una cosa fantastica, ma proprio fantastica. Allora, vabbè, maggiore è la stamina, maggiore è il bonus ai parametri, quindi più 50%, quindi è già questo è da vai proprio cacchedella. Rovesciata eroica, mi sembra che una skill nuova, quindi ancora non vista, skill assolutamente nuova, ok. Intercettazione del nobile, vabbè, ormai è diventata una cosa comune, si trova un po' dappertutto, va bene così. I legami come tutti i pay, o almeno quasi tutti i pay giapponese, metà, cioè ci sono tre giocatori di tipo resistenza, indipendentemente dalla razza, dal colore, dal sesso, eccetera, eccetera, e ci sono tre o più giocatori giapponesi. Se non ci fosse stato sto legame con i giapponesi, era un must pull, cioè io già, perché stavo già là. Però non è così. Tecnica speciale, palla alta, potenza più 15%. Se hai almeno uno di stamina, riesce comunque a utilizzare la skill. Allora, l'unico problema di questo Misugi è una sola: il fatto che non abbia ricezione a palla alta, quindi significa che gliela devi passare per forza con una persona che praticamente gli fa palla alta. L'unico problema di questa carta è la ricezione, che non ha ricezione a palla alta. L'unico problema, non ha la richiesta di palla alta. L'unico problema di questa carta è quello. L'unico problema di questa carta è che non ha la richiesta di palla alta. Avesse avuto la richiesta di palla alta, io ci scampi, era il killer mondiale di qualsiasi cosa, cioè la bellezza fatta carta. O almeno, vabbè, lo sapete, mi faccio prendere un po' dall'emozione, nel senso che quando mi piace qualcosa inizio a empatizzare, ma bellissimo, bellissimo, lo voglio, solo che non lo posso schierare. Comunque, un altro pay, brutalmente, almeno per l'inizio, sembrerebbe, anche se poi dobbiamo vedere, perché le statistiche sembrano bassine, però il bonus della passiva sembra OP. Diciamo che il primo tiro dovrebbe tirare una cannonata, se sistemato bene dovrebbe tirare una cannonata, che Dio ci scampi, tolga da mezzo. Come tutti i pay, è forte, ma ha dei limiti. Questo limite sembrerebbe che dopo il primo tiro, cioè, nel senso, sembrerebbe un giocatore da un tempo, un po' come il fatto che Misugi c'è un problema cardiaco e dopo un tempo deve uscire, ok, va bene, comunque, che poi neanche un tempo riuscirebbe a fare, però ok, sembrerebbe proprio una carta da giocare per un tempo o una carta da giocare perennemente in full power. Attivi full power, lo fai rovesciare, whoppa, il problema è farlo rovesciare, avere qualcuno che gli permette sempre di rovesciare. Quindi, per essere un pay, per me è sì, ha i suoi difetti, perché li ha i suoi difetti, però bellino, come piace giocare a me carta a volo, molto, molto bello che giochi volante, uova pace, però c'ha le sue pecche, c'ha la sua pecca, diciamo, l'unica pecca è che qua ci doveva stare ricezione di palla, richiesta di palla alta, la richiesta di palla alta non c'è e la carta, diciamo, è un pochino rovinata, da carta che poteva essere un must pull reale, un must pull proprio su tutta la linea, è diventato un sì, no, nel senso il bond è buono, quindi si potrebbe tranquillamente prendere anche solo per il bond, perché comunque alla fine ti bonda 3, quindi se riesci a metterlo bond a 3, diciamo che ormai stanno facendo in modo che tutti riescono a raggiungere un bond di 28-30 in una maniera o nell'altra, anche con, diciamo, non con le carte top, ma comunque in una maniera o nell'altra raggiungi un bond di 30, ormai raggiungere un bond di 30 non è più una cosa difficile, un pochino come l'anno scorso, alla fine a Natale siamo arrivati che le squadre erano tutte pareggiate e ora stessa identica cosa. Quindi ragazzi, le novità speciali erano queste, non avevo intenzione di parlare dei nuovi personaggi di Alfredo Piazzolino e Rossi Rossino, anche perché non sono onestamente personaggi che hanno attratto la mia attenzione. Questa player review, tra virgolette, questo sguardo è stato fatto semplicemente perché erano giocatori che mi interessavano e mi sono piaciute le novità. Cioè mi è piaciuto, diciamo, questo aggiornamento che la Club già ha portato, uscirà. Mi è piaciuto questo aggiornamento che la Club ha strutturato.
quindi è stato, diciamo, è stato più carino recensire, fare una recensione tra virgolette di questi personaggi che dovranno uscire, che guardare questi cessi colossali che già comunque era stato anticipato che sarebbero stati dei semplici tappabuchi e nulla più. Mentre i personaggi che devono uscire sono più di dei tappabuchi, sono dei... Alcuni sono proprio delle belle bottiglie di vino da mettere a tavola, altre sono un po' come lo schiaccianoci, diciamo che servono, ma puoi anche rompere la noce sul tavolo ed aprirla allo stesso. Quindi dopo questa metafora divina, perché questa è veramente proprio spaccata questa metafora, dopo questa metafora vi saluto, ci becchiamo più tardi in live, baci stellari.